In tutti questi anni, man mano questi anni passano, dice la Bibbia, che ogni tanto questo Dio appare ad Abramo. E cosa fa? Ripete la promessa. Io ti darò una terra, io ti darò una discendenza. Guarda i cieli, le stelle nel cielo quante sono. Ecco, i tuoi figli, i tuoi discendenti saranno più numerosi delle stelle del cielo. Una volta invece vende il deserto fa di sabbia. Conta i granelli di sabbia, ecco i tuoi discendenti saranno più numerosi dei granelli di sabbia. E lui dice, ma almeno giù, giù. Ria mia, a un punto tale, capitolo 15, versetto 2, che Abramo rispose a Dio. È la prima volta che Abramo risponde a Dio, dice qualcosa a Dio. Finora ha sempre ascoltato, qui per la prima volta parla. E dice che cosa? Bene ciacere, Signore, ma la realtà è quella che è. Signore mio Dio, cosa mai potrai darmi dal momento che non ho figli? Ormai sto per andarmene. È sempre più vecchio ormai. E l'erede in casa mia sarà Eliezer di Damasco, cioè uno dei miei servi. Ecco, tu non mi hai dato nemmeno un figlio, continuò a dire Abramo. E così un servo della mia famiglia sarà mio erede. E Dio gli disse, no, non tuo servo, tuo figlio sarà tuo erede. E quando capisci che Abramo, che questi tentennamenti di Abramo non sono da poco, perché se Abramo diventa importante per noi, in riferimento alla fede. Quando vede che Abramo tentenna, comincia a tentennare, Abramo contempla il cielo, eccetera, eccetera, Abramo ebbe fiducia. Dice, e per questo Dio lo considero giusto. Però si accorge che Abramo scricchiola e allora gli dice, il Signore disse ad Abramo, io sono il Signore che ti ho fatto uscire, l'avevi già letta, no? Da Ur dei Caldei. E poi, versetto 9, procurami una vitella, una capra, un montone, tutti di 3 anni, una tortora, un piccione giovane. E allora, per noi questo diventa proprio un macro di chi? 3 animali grossi e 2 piccoli, e che devono avere una certa età. Ma Abramo capisce, perché questo era il modo nel quale allora tra re venivano siglate le alleanze. E allora Abramo capisce che Dio, vedendo che lui comincia a dubitare della sua parola, nonostante tu fa fatica, critica sempre, perché passa gli anni e venne goto, dice, guarda, mi impegno e faccio alleanza con te. E come avvenivano queste alleanze? Penso che lo sapete già. Prendevano i 3 animali grossi, venivano squartati a metà, e 2 metà venivano poste, una da una parte e una dall'altra, di fronte, così, per terra. Dopodiché, a uno i re, o gli interessati al patto, passavano in mezzo, e mentre passavano dicevano una frase, così avvenga a me se tradisco l'alleanza, se non tengo fede. Cioè, l'alleanza era sempre un'alleanza di vita o di morte, quindi c'era di mezzo la vita o la morte. Sei fedele, vivi, tradisci, muori. Hai il diritto di squartarmi, hai il diritto di farmi fare la fine di questi animali se io non tengo fede al patto. E Abramo, capito questo, tutto entusiasta, cosa fa? Prepara gli animali. Quando li prepara? E dice, beh, signore, creatura del cielo e della terra, veglierà la mattina. Spunta il sole, arriva lui. Li prepara al mattino presto. Il sole arriva, Dio no. Ma forse verrà con la potenza del sole, a mesdè, ria al mesdè, Dio no. Ma forse Gacaltapuoli, forse arriverà con la brezza della sera. Ho notato una clausola c'era in questi animali, devono essere perfetti. Immaginate 6 carogne per terra, in pieno deserto, col caldo che fa, con la puzza, gli avvoltoi che girulano. Qui tutto il giorno a Casaviai, a cura di chiedere a Casaviai gli avvoltoi, perché se beccano un po' le carogne, bisogna ammazzare altri animali, non sono più buoni per il patto. Quindi alla sera, immaginate la stanchezza di questo disgraziato. Solo che il sole tramonta e Dio no. E questo è un momento terribile della storia di Abramo. Versetto 12. Al tramonto del sole, Abramo si sentì afferrare da un sonno profondo, e è più che comprensibile, con tutta la fatica che gli ha fatto tutto il depo ardeaul, è vero o no? E da una grande angoscia. Io ti ho preso forse in No, giro. no, peggio. Vede che mi sarò un vento a me che è il Dio, che è il mio debut. Il carisù che chiama, diciamo, cretino non desta che fermet. Quante volte nella vita viene voglia di pensare la stessa cosa, o si dice la stessa cosa. E Dice dove sei? quando siete smentecati da me, eccetera, eccetera, eccetera. È la crisi, la notte nera, la notte dello spirito. Ha dovuto passarsi dentro proprio in pieno. E ironia della sorte, mentre sogna, dice la Bibbia, Dio gli appare in sogno e ripete le stesse promesse.
i tuoi discendenti. Ah sì, dice anche cosa faranno i suoi discendenti, la storia che avranno. Arriveranno in Egitto, saranno messi schiavi, ma io li libererò, poi li porterò qua, li porterò di là. Solo che al mattino lui vede che gli animali, le sei carogne, sono bruciate. Un fuoco è passato di notte. Lui l'ha visto in sogno, ma al mattino le carogne sono bruciate davvero. Dio, quando ha ritenuto giusto, lui è passato. Quindi il patto vale. Però c'è una piccola particolarità. E Abramo, quando è che è passato? Perché in un patto, il patto vale se sei in due, a passare in due. Ognuno di due si impegna, che se Gesù si impegna, l'altro no. Dio è passato, quindi ha fatto il patto, si è impegnato. E Abramo? Abramo no. Questa è la prima alleanza di questo Dio col suo popolo. Ed è un'alleanza unilaterale, fatta su se stesso, sul suo nome, sulla fedeltà a se stesso, non sulla controparte che è Abramo. Perché? Perché se Dio avesse fatto il patto bilaterale, al primo sgarro di Abramo avrebbe dovuto farlo morire. E allora la storia salvezza, ciapem, sarebbe finita prima di cominciare. Dio si impegna su se stesso in modo unilaterale, in modo che Abramo, se anche sbaglia, lui potrà continuare a vivere. Ma se Dio non fa quello che ha detto che farà, lui ha il diritto di bestemmiarlo. Se Dio saltasse fuori che non è fedele al suo impegno. È questo che rincuora la coscienza che Dio si è impegnato non solo con le parole, con le promesse, ma con un fatto. Rincuora Abramo a un punto tale che lui comincia a dire, beh allora se Dio si è impegnato e mi ha promesso questo, forse aspetta che sia io a darmi un pochino da fare, e comincia a darsi da fare, ma il figlio non arriva. E a un certo punto sua moglie gli dice, guarda, facciamo così, tu prendi la mia schiava, la metti incinta, quando il figlio nasce io lo prendo da lei e te lo metto sulle ginocchia, perché un figlio era accettato come figlio solo quando la madre l'aveva presentato sulle ginocchia del padre e quello lo prendeva in mano. Se lo prendeva in mano lo accettava come figlio, altrimenti o entrava a far parte di tanti schiavi che c'erano in casa o se no un colpetto in grado aica. Questa è la realtà dei fatti, signori. E spesso questo avveniva quando nascevano femmine. O buttate via a morire o di sete, di fame o sbranate da qualche animale oppure un colpo sec. Purtroppo. E lei dice, facciamo questo accordo, non posso darti figli, io sono sterile, prendi la mia schiava, se lei resta incinta, poi prenderò in mano io, non verrà lei a presentarti il figlio. Lo prendo in mano io, come se fosse mio, è la mia schiava, quindi è una mia cosa. Pensate, dato per scontato che è così, può un essere umano diventare una cosa in mano a un altro? Certe situazioni che noi ci creiamo sono terribili, creando quelle ingiustizie, di quelle porcherie senza... E convinti di che tutto sia regolare. Se pensate che anche in Grecia, molti anni dopo di qua, 400 anni prima di Cristo, il più grande filosofo greco, Aristotele, e Platone, i due più grandi, dicevano, hanno lasciato scritto che una società senza schiavi è inimmaginabile, non si può immaginare, per dì. E in Europa quando è finita la schiavitù? L'Europa cristiana fatta di battezzati, signori? A parte che la chiamo sulle strade, basta da... Le belle di giorno e di notte, e i belli di notte, una buona parte sono schiavi, comprati e venduti da delinquenti, come merce, come pezzi. Ma ufficialmente è scomparsa tra il 700 e l'800, 1700 e 1800, che passa quasi 2000 anni dopo Cristo, perché in Europa la schiavitù non fosse più una legge degli stati cristiani e anche cattolici. No, anche qui, schiavi per guerra, per debiti, fondamentalmente. No. E allora... Cosa avviene? Lui si dà da fare, pur avendo ormai l'età che va su, però sai che era gagliardo, e allora la schiava resta incinta. Agar, quella schiava che Sarai ha avuto dal faraone, vi ricordate, quando è stata in Egitto, resta incinta, quindi la promessa si comincia a concretizzarsi. Ma che comincia i guai? Perché? Perché la schiava comincia a dire come? Io in un colpo solo sono riuscito a dare al padrone quello che tu in tutta la vita... dice alla sua padrona, quello che tu in tutta la vita non sei stata capace di darle, e comincia a rifiutare di obbedire, nel fallire la padrona. E immaginate, allora Sarai, che le amo Sarai, che la vada Abram, ecco, cacciala via, non la sopporto più, no. Ma Abram che dice, no, non posso cacciarla, ha in grembo mio figlio, e allora Sarai che la maltratta ancora di più, a un punto tale che la scappa, solo che mentre sta fuggendo, dice la Bibbia, un angelo del Signore le appare e dice, guarda, no, sta tranquilla, sì, la situazione non è bella, però tuo figlio nascerà e Dio ha un progetto anche su di lui, sarà il padre di popoli anche lui, torna dalla sua padrona, allora torna indietro, nasce il figlio, Abramo è tutto contento e Dio gli appare e gli dice no bello, non il figlio della schiava, ma il figlio di tua moglie, tuo figlio, quello a pieno titolo,
lui sarà il tuo erede. E ma come? E lì arriviamo al capitolo 18.